Francesco Borgonovo è un potente giornalista che scrive sul quotidiano La Verità. Egli ha partecipato a una bella trasmissione televisiva e ha spiegato che la questione dei migranti che lavorano la terra da noi è una questione diversa da com'è. In che senso? In che senso? Nel senso che vengono sfruttati questi migranti, vengono sfruttati eccetera. Ma caro giornalista Francesco Borgonovo, si vede che tu non segui la web TV di Serafino Massoni. Si vede. Serafino Massoni sono io, potente giornalista Francesco Borgonovo. Sono io, vedi? Ma perché Francesco Borgonovo non ti chiedi per quale motivo 40 o 50 anni fa non c'era neanche un migrante in Italia? I lavori agricoli fino a 40-50 anni fa erano fatti solo dagli italiani. Perché non te lo chiedi questo? Io, Serafino Massoni, ormai da tempo immemorabile che vado spiegando che i migranti hanno cominciato a venire in Italia proprio 40-50 anni fa. Hanno cominciato a venire in Italia da 40-50 anni fa, mano a mano che gli italiani, gli occidentali in genere, si tiravano indietro dai lavori agricoli. Mano a mano che gli italiani si tiravano indietro dai lavori agricoli e che passavano al lavoro industriale o a quello impiegatizio, c'era bisogno di manodopera che veniva dall'estero. Va bene, perché la situazione agricola italiana è un po' come quella dell'Europa centro-occidentale. Ci sono i migranti che lavorano nelle campagne. Tu lo sai, caro potente giornalista Francesco Borgonovo, per esempio, che nelle stalle i mungitori sono quasi tutti dello Sri Lanka, cioè hanno il turbante, sono indiani. Poi, qua, en passant, vorrei ricordare che in Italia ci sono oltre 1 milione di badanti che non sono italiani, sono della Romania, della Polonia, dell'Ucraina, della Russia, della Bielorussia. E le donne italiane non vogliono fare le badanti, le donne italiane. Chiediamoci perché, capito, caro? Quindi la questione va impostata in questa maniera. Chiediamoci perché. Perché sono arrivati i migranti in Italia? Perché, per esempio, quando io sono nato, nel 1940, quando io avevo 10 anni, nel 1950, quando avevo 20 anni, nel 1960, io di neri in Italia non ne avevo visto neanche uno. Dopo sono arrivati i neri, cioè mano a mano che si elevava il nostro livello economico, il boom economico, mano a mano che ci si tirava indietro dai lavori della campagna, hanno cominciato a venire i migranti, capito? Potente giornalista Francesco Borgonovo? Bene, caro, tu scrivi sulla verità, vero? Sulla verità. Fammi sapere qual è il tuo preciso recapito postale, caro giornalista della verità, che io ti faccio pervenire alle mie spese una copia di questa mia opera, in modo che tu la possa far recensire sul quotidiano La Verità. A te, Francesco Borgonovo, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.